Bella ragazzi, bentornati sul canale MDS, io sono sempre il vostro Alastair che fa sempre la solita strada per andare nel solito negozio dal solito Jerry. E oggi parliamo dell'aggiornamento, ragazzi, è uscito l'aggiornamento. Metteranno il dispositivo di lancio quadruplo in battaglia reale e tutti, oh, chissà come funzionerà. Ragazzi, andatevi a vedere qualche video di Salva al Mondo, che noi è millenni che ce l'abbiamo quel lanciarazzi. E consuma, fidatevi che consuma. Invece a noi cosa hanno annunciato? Il lanciatore nobile, ragazzi, a noi metteranno il lanciatore nobile e io sono già qua che mi sto chiedendo quanti me ne compro, 7, 8, 12? No, ho l'impressione che sarà a progetto unico. Se non è a progetto unico, bene, uno nel registro raccolto, uno tenuto. Perché? Perché il lanciatore nobile è un esplosivo molto particolare. Stavo dicendo, è un esplosivo molto particolare. Tu puoi sparare come tutti gli altri esplosivi, oppure caricare il colpo. Più carichi il colpo, visto che spara una striscia di energia, questa striscia va non tanto più lontano, ma diventa più larga, colpendo più bersagli. Questo è il motivo per cui è reputato uno degli esplosivi migliori su piazza. Naturalmente, se non sbaglio, è obbligato a energia, non gli puoi mettere nessun tipo di elemento, ma quello poi dovrò controllare perché non ce l'ho ancora. Quindi, anche se vado a vedere i perk nel registro raccolta, quello che vedo è solo quello energia con cui tutte le armi di quell'evento uscivano. Quindi che dire, quello, il lanciatore nobile, teoricamente, se questa settimana hanno annunciato arma, settimana prossima ci sarà eroe e del pass battaglia attuale ci sono due o tre eroi che mi interessano: la vampira, Calamity, perché è troppo bella quella skin e sono quasi sicuro che sarà un soldato, poi sbaglio io. Guardate quando sono sicuro di qualcosa è sempre l'opposto. Tante volte quando gioco con gli amici, ok ragazzi, vado verso nord ovest perché mi sento che la base è qua. Dov'è la base? A sud-est o a sud-ovest addirittura, proprio per trollarmi pesantemente, perché c'è stato qualche mio amico che dice: ma scusa, tu vai sempre dalla parte opposta, ora vado dalla parte opposta alla tua, la trovo io. No, doppio troll. Quindi non è mai dove io decido di andare. Quando io esploro una direzione non trovo mai un razzo, ho detto. Se non si fosse sentito, ho detto razzo. Quindi, naturalmente mi interessa il licantropo, ma non mi interessano su Battle Royale, che uno potrebbe dire: comprati il pass battaglia, fai il livello 100 e ggvp. No, non mi interessano su battaglia reale, a me interessano in Salva al Mondo. Voglio capire che novità possono aggiungere per a livello di abilità, perché per adesso abbiamo un ristretto numero di abilità per classe. Mi sembra 6 per il costruttore, 6 per lo straniero, 6 per il soldato, o forse 5 per tutti, ora non mi ricordo esattamente, però comunque abbiamo un ristretto numero di abilità e soprattutto abbiamo combinazioni che, cioè, avete ancora visto qualcun altro a parte spada gendarme con gli shuriken, con i kunai? No. E perché allora lui busta i kunai? Uno ce ne avete dato ed era evento, non si può riavere. Quindi cosa mi serve quel boost sui kunai se non mi metti un altro ninja con i kunai? Malandrini, vi abbiamo sgammato, eh? Io vi dico la verità, mi piacerebbe proprio vedere un bel ninja con gli shuriken,
i kunai e il calcio rotante. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete, un saluto da me. Giro nel live. Ciao, ciao boy. Alla prossima.